Voi lo sapete come siamo fatti noi marinesi emigranti dell'America. Il nostro cuore è sempre qui e se ci sentiamo pensato voluti bene da voi e avete la fortuna di non soffrire la nostalgia della pace. Come invece capita a noi, state sicuri che sapremo ricambiare attualmente il bene che ci volete. Fra quelli che abbiamo fatto questo viaggio, come vedete, non ci siamo soltanto noi più grandi che ci siamo andati via da Marineo tanti anni fa, che sono anche dei ragazzi e quali sono figli nostri nati in America, e soprattutto che loro che questo ritorno alle radici è molto importante, perché anche queste nuove generose abbiano sentito i marinesi a tutti gli effetti, come lo siamo noi a Marineo, siamo nati qua, cosa dire, in questo giorno di festa. Siamo felici di essere qui, a Marineo, nella nostra patria. Siamo felici di questo ritorno che il nostro patrono, San Ciro, nel cui nome noi spesso ci riuniamo in America. Ci protegga sempre tutti quanti, che ci aiuti a noi per il senso del nostro essere marinero. Anche se lontani sia, ma sempre vicini con il nostro cuore e sempre devoti al nostro grande San Ciro. Nuovamente grazie di cuore a tutti coloro che si hanno adoperati perché noi oggi fossimo qui a parlare e stare un po' insieme. E grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare. Grazie e viva San Ciro. Che voleva dare anche un suo saluto. Era finito. Sì, è soltanto un saluto il mio, ma un saluto come sempre suole essere un saluto provocatorio. Un ringraziamento innanzitutto al sindaco, al consiglio comunale, alla giunta evidentemente, e ho seguito passo passo con quante ambasce sono andato incontro a questa grande avventura, che è stata veramente una grande avventura, perché per voi che siete venuti per la prima volta in Sicilia, diciamo per interessamento degli organi dello Stato, il Comune e la Regione. Io spero che ormai saputa la via, non c'è più bisogno che io faccia la lettera a Garfield, che Marco Cangelosi la mandi qui anche a noi per conoscenza, ma che possiate farlo ormai direttamente. Però ho sentito il Ciro Bascia che parlava di ragazzi, e siccome vedo che anche gli assessori, giunta comunale, sindaco sono tutti ragazzi, lo posso dire e con gioia, e lo dico con gioia, e non conoscono tante cose, volevo provocatoriamente spingervi a far sì che, continuando questa attività con il turismo sociale, con gli emigrati di Garfield, vogliate anche sfruttare anche altri due articoli della stessa legge. Voi di Marineo che siete abituati ai rapporti con i ragazzi, con gli studenti della Francia, non mi ricordo la città, della Spagna, poi avete cominciato a con la Francia. E avete questi rapporti culturali con questi ragazzi, sarebbe ottima cosa, guardate, che iniziate gli stessi rapporti con i ragazzi marinesi che... Sono due
le attività che la legge può fare svolgere ai comuni oltre il turismo sociale. Una verso i ragazzi di età dai 6 ai 10 anni, che si chiamano colonie, ma nulla hanno a che vedere con le colonie che si fanno qui da noi. E sono tutte spesate, non pagano un soldo né il comune né i partecipanti. E ogni numero 6-7 mi pare ragazzi, c'è l'accompagnatore, anche lui pagato regolarmente, che la venuta è gratis. E si fanno fare in questi casi attività culturali oltre che sportive e educative. E una seconda per i giovani di età dai 6 ai 12 anni i ragazzi, poi i giovani da 12 a 18 anni, vi chiamassi campeggio, ma non si fa necessariamente sotto la tenda, anche se voi avete possibilità anche di agriturismo o la fiducia e compagnare che fa parte di marinero. Io sono un vecchio marinese, per chi non lo sapesse, ho abitato 10 mesi a Marineo. Mi stresce lì, sei 4 mesi come assente, comunque mi sento comunque mi sento marinese, da sfollato in tempo di treno. Quindi signor sindaco e signor presidente del consiglio e tutti assessori e consiglieri comunali, cercate di studiarvi questa legge per poter sfruttare questa legge. Noi del SEVES siamo a vostra completa disposizione, sempre diciamo noi da un punto di vista tecnico e basta, soltanto tecnico e umano, in maniera tale che assieme possiamo portare